benefica. Ed il Modena, dicevo, con la divisa grigia già. Modena invece, Zancopè, Orfei, Mauri, Domizzi, Scoponi, Tarana e Rabito. Guardiamo la percussione centrale di Ponzo, la profondità, il tiro di Fantini, il palo clamoroso di Fantini. Quella dei gialloblu, Fantini, un tiro per i canarini di Gianni De Biasi con il clamoroso palo interno colpito da Fantini. Il pallone in profondità, Fabris è buono, Fabris il tiro, Cevoli va a interporsi, bravissimo Robertone Cevoli. Fabris appena si è sentito tallonato, si è buttato a terra, il pallone traversa di Borgobello, ancora buono il pallone, ha restituito Pamper Focaccia alla Ternana, leggendo ora con Fantini che riparte sulla destra. Una partita gradevolissima, ve lo possiamo assicurare, ma di questi tempi il Modena fa davvero giallo-blu. Ora Milanetto trova sulla fascia destra un'autostrada con Pasino che va a puntare decisamente, Riccio lo salta, Pasino al limite dell'area, Pasino al limite, il tiro è alto, una grandissima azione di Rubens Pasino che si è bevuto due. Secondo tempo, 0-0 il punteggio, la palla in profondità per Fantini, si impegna di cara in una rincorsa insieme a Fantini, Fantini aveva preso mezzo metro di vantaggio, di cara l'abbiamo detto, è troppo esperto questo difensore per farsi beffare. Certo che per poco, fallosamente De Santis dice che è finita, il Modena rimane meritatamente al comando del campionato di Serie B, pareggia 0-0 qui allo stadio Liberati di Terni, ancora